Buonasera, ben ritrovati al TG 2000, un'alleanza cruciale tra le famiglie e le parrocchie, centri d'amore e di evangelizzazione contro i centri di potere ideologici e finanziari. È quella che auspica e rilancia Papa Francesco nell'udienza generale di oggi. A questo fine però, afferma Bergoglio, servono chiese con le porte aperte sempre. In diretta da Piazza San Pietro per noi c'è Cesare Cavoni. Buonasera Cesare. Buonasera Letizia, buonasera ai nostri amici a casa. Dunque la Chiesa allora come una famiglia, insomma dopo l'invito di questi giorni del Papa ad aprire le parrocchie, ad aprire le porte delle parrocchie per accogliere i migranti, oggi durante l'udienza generale torna nello specifico, parlando cioè di chiese aperte, perché dice una chiesa che non sia aperta è una chiesa, è un museo in sostanza, non ha un senso, non è una setta esclusiva la Chiesa, quindi aprire le porte significa allargare appunto questa famiglia, renderla disponibile all'ascolto degli altri. Allora, tutto questo adesso nel servizio di Cristiana Caricato e subito dopo la linea può tornare allo studio. Udienza generale in Piazza San Pietro, affollatissima. E il Papa parla del legame quasi naturale tra famiglia e comunità cristiana, un'alleanza da rafforzare con generosità, intelligenza e coraggio. La grande storia si scrive sui libri, spiega il Papa, ma quella degli affetti umani è scritta direttamente nel cuore di Dio e lì rimane in eterno. La famiglia è il luogo della nostra iniziazione, insostituibile, indelebile, a questa storia di vita piena che finirà nella contemplazione di Dio per tutta l'eternità nel cielo, ma incomincia nella famiglia e per questo è tanto importante la famiglia. Anche il figlio di Dio imparò il mondo in una famiglia, quella di Nazareth, ricorda Francesco, una bottega, quattro case e un paesino da niente. Eppure, dopo aver assimilato la condizione umana, formò la comunità, un'assemblea di persone, una famiglia ospitale, non una setta esclusiva, dove, oltre agli apostoli, c'erano affamati, assetati, stranieri e perseguitati. È la stessa realtà che bisogna vivere oggi nelle parrocchie, raccomanda il Papa. Una chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. Contro i centri di potere ideologici, finanziari e politici è essenziale rafforzare l'alleanza tra famiglia e comunità cristiana. Riponiamo le nostre speranze in questi centri di potere? No, centri dell'amore. Nostra speranza è in questi centri dell'amore. Nessun alibi, nessuna obiezione ammessa per Bergoglio, non si può dire di non essere all'altezza. Ma nessuno è degno, nessuno è all'altezza, nessuno ha le forze. Senza la grazia di Dio non potremo fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuitamente dato. E il Signore non arriva mai in una nuova famiglia senza fare qualche miracolo. E i temi dell'accoglienza e delle porte aperte sono di attualità nel cuore dell'Europa, dove in questi giorni la storica emergenza dei profughi in fuga dalla guerra sta suscitando risposte di solidarietà e generosità, ma anche purtroppo atteggiamenti di chiusura, egoismo e in alcuni casi di autentica crudeltà. In diretta da Vienna ci racconta tutto il nostro inviato Vito De Torre. Buonasera Vito. Eccoci, buonasera a te Letizia, siamo in diretta dalla stazione nord di Vienna, prosegue il lavoro di accoglienza alle mie nostre spalle, il lavoro di accoglienza dei volontari nei confronti dei profughi, un continuo via vai dei profughi che vanno verso la Germania e che arrivano dall'Ungheria. A proposito di Ungheria, anche oggi pesanti scontri tra i profughi e la polizia ungherese che vuole impedire in tutti i modi l'ingresso dei profughi nel loro paese. Noi oggi siamo andati proprio in Ungheria, a 150 km da qui, da Vienna, siamo stati nell'abbazia di Pannonhalma, che ha spalancato letteralmente le porte ai profughi, anzi potremmo dire che non le ha mai chiuse, visto che già durante la Seconda Guerra Mondiale
in questa stessa abbazia hanno trovato rifugio centinaia di ebrei che scappavano dalla persecuzione nazista. Poi da Pannonhalma siamo andati sulla linea di confine tra l'Ungheria e la Slovacchia a vedere da vicino la realtà di un campo profughi, e qui l'Unione Europea dovrebbe seriamente interrogarsi sulla tutela dei diritti dell'uomo. Allora andiamo a vedere questo servizio e vi salutiamo da Vienna. Per oggi è tutto, a voi. L'abbazia di Pannonhalma è aperta a qualsiasi ora, fate sapere che a chi bussa noi daremo aiuto. Padre Amerigo non usa giri di parole e mentre il governo ungherese costruisce muri di filo spinato, l'abate di Pannonhalma, sfidando la legge e le forti resistenze del governo di Budapest, dà ospitalità ai profughi. Ciò che Gesù ha detto è che nello straniero possiamo incontrare proprio Lui, il Signore, e quindi è un obbligo servire il Signore. Quando incontriamo lo straniero, facevano la loro strada, volevano continuare verso l'Austria e Germania, però quando c'era la pioggia non abbiamo potuto lasciarli sotto la pioggia in un parco, quindi abbiamo offerto a loro un alloggio, potevano dormire qua, fare la doccia, mangiare qualcosa e continuare. Poco più di 70 anni fa, in questa stessa abbazia, trovarono rifugio centinaia di ebrei che scappavano dalla persecuzione nazista. Lo testimoniano ancora le targhe poste all'ingresso che ricordano i due medici della Croce Rossa che curarono molti ebrei feriti e malnutriti. E poi questa foto che campeggia all'ingresso del collegio. I benedettini vanno anche incontro a chi soffre. Ogni sera, nel silenzio, lontani da telecamere, senza cercare visibilità, portano generi di prima necessità in questo campo profughi al confine tra Ungheria e Slovacchia. I poliziotti ungheresi dicono che questo campo è libero, si può entrare e uscire in qualsiasi momento, ma intanto tengono sotto chiave i documenti dei profughi. Qualcuno elude i controlli, altri restano. E queste immagini, con la rete metallica e il filo spinato, sembrano riportarci a 70 anni fa, quando i monaci di Pannonhalma davano rifugio a chi era perseguitato. Intanto l'emergenza profughi approda al Parlamento europeo. Il Presidente dell'Unione europea, Jean-Claude Juncker, ha dedicato il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Dobbiamo agire insieme con coraggio per accogliere queste persone, ha detto, ma non tutti sono d'accordo. Ci spiega tutto Augusto Cantini. Relocation alone will not solve the issue. Agire insieme con coraggio, non c'è alternativa e ancora le regole vanno rispettate e i muri non servono. Il Presidente della Commissione europea, Juncker, non si risparmia davanti al Parlamento di Strasburgo nel presentare il piano dell'Unione per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Dobbiamo accettare, spiega Juncker, le persone in fuga dall'ISIS sul territorio europeo. È arrivato il momento di passare ai fatti. Italia e Grecia, aggiunge, non possono essere lasciate sole. È giunto il tempo dell'umanità per il capo della Commissione, che invita i paesi che si oppongono ad aprire le porte ai profughi. Per Juncker serve un meccanismo di ridistribuzione permanente in modo da poter gestire meglio le situazioni di crisi. I call on member states. Il piano dell'Unione prevede l'accoglienza per 120.000 migranti che vanno ad aggiungersi ai 40.000 già previsti, ripartiti in quote obbligatorie per singoli stati. Per chi si chiama fuori invece è prevista una sanzione dello 0,002% del PIL del paese. Una multa simbolica che tuttavia manifesta la volontà dell'Unione di andare avanti nonostante la contrarietà di paesi dell'Est, Gran Bretagna e Danimarca. Al piano europeo suppone anche il leader del Front National, Marine Le Pen, che giudica vergognose le proposte della Commissione. Per Angela Merkel invece è necessaria una veloce integrazione, ma all'interno di regole come imparare il tedesco e ottenere un lavoro. Mentre si dichiara soddisfatto a metà il ministro degli esteri Gentiloni, l'Europa può fare molto di più. L'Europa, che resta divisa sull'accoglienza ai migranti, poco fa la Danimarca ha deciso di sospendere i collegamenti ferroviari con la Germania per ragioni di sicurezza. In Ungheria destano sconcerto alcune misure del governo di Orban, mentre hanno fatto il giro del mondo, suscitando ovunque indignazione, le immagini di una reporter che prende a calci i migranti in fuga. Silvio Vitelli.
licenziata in tronco già 20 minuti dopo la diffusione di queste immagini. Vestita in jeans e camicia azzurra, l'operatrice video non disdegnava sadici sgambetti ai migranti in fuga dalla polizia ungherese. Eccola in un'altra ripresa mentre rincara la dose. Prima dà un calcio ad un ragazzo e subito dopo fa lo stesso con una bambina. Lavorava per una web TV ungherese vicina ad un partito di estrema destra, lo stesso che ha il potere in una cittadina al confine con la Serbia e che ha affisso questo cartello, dalle immagini a dir poco inquietanti. Non meno del testo comunque. Non toccate senza guanti gli oggetti lasciati dai migranti, recita l'avviso. I migranti portano malattie e rischiate di essere contagiati. Se avete di diarrea, vomito, esantemi sul corpo, recatevi immediatamente da un medico. Terrorismo sanitario, insomma. Ungheria ancora in vetta, dunque, nella lista dei paesi che respingono, tallonata però dalla Danimarca, il cui Ministero dell'Immigrazione ha fatto pubblicare a pagamento sui principali quotidiani libanesi questo avviso rivolto ai siriani che costituiscono lì un quarto della popolazione. Non venite nel nostro paese, c'è scritto, perché abbiamo dimezzato i sussidi ai profughi e limitato la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. E dalle parole sono subito passati ai fatti. Pochissime ore fa le ferrovie danesi hanno sospeso a tempo indeterminato il traffico ferroviario tra Germania e Danimarca. È stato inoltre negato l'attracco a una nave con a bordo 100 rifugiati. Ufficialmente questa decisione è stata presa per mancanza di personale di polizia e di interpreti. Ufficialmente. E voltiamo pagina, veniamo in Italia con i timidi segnali di ripresa dell'economia che arrivano da Confcommercio, che registra un'impennata dei consumi a luglio. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso. Un segnale positivo per l'economia arriva oggi da Confcommercio. Slancio dei consumi nel mese di luglio, ma a beneficiarne non sono i piccoli negozi, ma i supermercati e i discount. È la fotografia scattata dalla Confederazione dei Commercianti Italiani, che parla di una ripresa dei consumi con un più 2,1% rispetto all'anno precedente, il livello più elevato dal 2010. Questa fiducia dalle famiglie però vede anche il dato sconfortante dei 35.000 negozi chiusi, soprattutto medio-piccoli, nei primi sei mesi del 2015. Una situazione che allarma Confcommercio, che chiede a gran voce una riduzione delle tasse coraggiosa su famiglie ed imprese e un taglio deciso alla spesa improduttiva da parte dello Stato. La crescita dei consumi si è estesa a diversi settori, vanno molto bene sia tecnologia che i computer, i cellulari, va bene l'area della mobilità, ma non solo l'auto, anche non solo il traffico autostradale, il traffico aereo, i carburanti, vanno bene i durevoli in generale, le auto in particolare, e poi c'è un po' di consumi legati al turismo, probabilmente anche per l'effetto Expo, che sta andando bene. Quello che non va bene è tutta l'area della quotidianità, l'alimentare, il chimico casa, la cosmesi, diciamo, fine, e cioè questo è un elemento, se vogliamo, di debolezza in un quadro che tende al bello. Non c'è ancora una ripresa dei consumi, diciamo, quotidiani. Morire di caporalato Arcangelo De Marco, bracciante di 42 anni che si era sentito male nelle campagne del Metapontino in provincia di Matera il 5 agosto scorso, è morto ieri sera dopo un mese di coma. L'uomo si era sentito male mentre lavorava in un vigneto. E due morti sul lavoro anche a Priolo in provincia di Siracusa, al polo petrolchimico, dove due operai sono morti all'interno dell'impianto Versalis in una vasca nel reparto etilene. Secondo una prima ricostruzione sarebbero caduti in un pozzetto durante un'ispezione inutile, disperata i tentativi di salvarli. E andiamo ora a Napoli, una città che in questi giorni ha vissuto una drammatica escalation nei fatti di sangue, una vera e propria guerra che purtroppo ha coinvolto anche bambini e ragazzi. 8, 7, giochiamo 11. Jenny è morto per errore. Jenny è una vittima della camorra. Antonio difende suo figlio Gennaro, il 17enne ucciso da un commando che qualche giorno fa nel rione sanità del capoluogo campano ha cominciato a sparare all'impazzata. Perché è questo quello che Napoli sta vivendo quasi ogni giorno. Criminali che sparano pronti a uccidere in qualsiasi modo per affermare la propria supremazia. Una città che vive il terrore della guerra tra clan, e sulla scia dei proiettili questa volta si è trovato Jenny. Una morte che ha scosso le coscienze e che ha dato il coraggio a chi troppo spesso tace per paura di chiedere interventi e legalità in una zona abbandonata dalle istituzioni, che trova il solo aiuto nell'associazionismo e nella chiesa di San Vincenzo. Questo è un problema sociale enorme. Qui il problema è se davvero le istituzioni si fanno avanti. Parlo di scuola, per esempio, la scuola ci sta andando a pezzi in questo quartiere, non c'è un asilo comunale.
è chiaro che è la Napoli malamente dentro questo sud che è a pezzi ormai, che sta producendo quello che sta producendo. Intanto la mobilitazione è stata totale. Una fiaccolata organizzata dalle mamme dei giovani della sanità ha portato in piazza migliaia di persone, al fianco delle donne, bambini di ogni età. È per loro, come per il giovane Gennaro, che le mamme dicono no alla camorra. Ed è proprio a queste donne che il procuratore di Napoli Colangelo chiede una mano. Siete voi madri che dovete togliere dalle fila della camorra i ragazzi. Perché oggi la malavita non è più legata a figure di spicco, ma a giovanissimi imbottiti di droga che con una pistola in mano pensano di risolvere i problemi spargendo sangue. Sono loro che stanno dando vita ad una delle guerre più violente che la città ricordi negli ultimi anni. Andiamo ora a Londra perché oggi la Gran Bretagna festeggia la sua regina più longeva, Elisabetta II, da questo pomeriggio sul trono d'Inghilterra da oltre 63 anni. Sentiamo Lucia Ascioni. Elisabetta Alexandra Mary di York, il giorno del suo 21esimo compleanno, promette di spendere tutta la sua vita, lunga o breve che sia, al servizio della grande famiglia imperiale alla quale il popolo britannico appartiene. L'impero non esiste più, ma lei, Elisabetta II, non solo è ancora saldamente al trono d'Inghilterra, ma ha tenuto fede alla parola data. Da oggi pomeriggio è la regina più longeva della monarchia inglese, superando il record della bisnonna Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni. Quando lo zio Edoardo VIII abdica in favore del fratello, il futuro Giorgio VI, la sorella Margaret le dice: «Diventerai anche tu regina, povera te». Elisabetta da grande, infatti, voleva vivere in campagna, costruire una famiglia tranquilla, circondarsi di cavalli e cani. E pochi avrebbero scommesso che quella fragile, quasi impaurita piccola donna, incoronata sovrana alla morte del padre amatissimo nel 1953, sarebbe diventata per il mondo intero e per le future generazioni The Queen, sovrana di 125 milioni di sudditi. È sopravvissuta alla guerra, alla cancellazione dell'impero, a un secolo di statisti e di papi, alle gaffe poco regali di un marito intollerante all'etichetta di corte, a figli con scarso senso della famiglia e del trono. Alla morte di Diana, l'unico momento, raccontano più o meno attendibili biografie della regina, in cui la sua popolarità è stata minacciata, riuscì a riparare con una dichiarazione di rispetto e rimpianto per la povera ex nuora e con un inchino di fronte al suo feretro. Prima il dovere istituzionale, la corona, l'attenzione agli altri e solo dopo ci si può dedicare a se stessi. Così le raccomandava il padre Giorgio VI. E così ha scelto di vivere il giorno in cui tutto il mondo parla di lei, adempiendo ai suoi obblighi di regina, inaugurando una nuova stazione delle ferrovie scozzesi che per l'occasione hanno rispolverato delle carrozze cariche di anni, di storia e di futuro, proprio come Elisabetta. Oggi la sinagoga di Roma ospita un incontro storico, quello tra i capi della comunità ebraica e una rappresentanza di vescovi tedeschi. L'occasione è il 50° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate. La linea a Federico Plotti che sta seguendo l'incontro con noi. Buonasera Federico. Buonasera Letizia, allora come dicevi tu ci troviamo qui proprio di fronte alla sinagoga nei pressi del quartiere ebraico di Roma. Siamo qui in occasione, perché oggi in occasione del 50° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, documento nel quale si parla del senso religioso e dei rapporti con le altre religioni non cristiane, in particolare proprio con quella ebraica, certamente la più vicina, una delegazione di vescovi e di rabbini tedeschi ha visitato il Tempio Maggiore della capitale, incontrando il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. Una visita, come dicevi tu, storica, quella dei vescovi tedeschi, definita così anche dal rabbino Di Segni. Questo perché, partendo anche dalla provenienza geografica dei vescovi, insomma dalla Germania, qui nel quartiere ebraico di Roma è ancora aperta la ferita del rastrellamento dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Era il 16 ottobre del 1943 quando, alle prime luci dell'alba, i soldati nazisti entrarono nel ghetto, portarono via più di 1200 persone deportandole nei campi di concentramento. Pochissimi di loro tornarono indietro. Dunque una visita storica e particolare, anche perché proprio la sinagoga di Roma diventò nella fase successiva al Concilio Vaticano II, proprio nella scia della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, diventò uno dei luoghi centrali del dialogo tra
ebrei e cristiani, proprio un dialogo, un luogo dove si formò questo dialogo, da cui poi partirono scintille che si sparsero in tutto il mondo e anche nella stessa Germania, dove dopo la guerra di ebrei ne erano rimasti veramente ben pochi. Allora qui dalla sinagoga di Roma, dal quartiere ebraico di Roma è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Federico Plotti. Ed è arrivato il momento del nostro TG Post. Adesso andiamo a Venezia per raccontare una storia tutta speciale, quella delle due guardie svizzere, Leo e René, che sono le protagoniste del docufilm L'esercito più piccolo del mondo. 2 anni di leva insieme a Papa Francesco, che proprio non dimenticheranno. Fabio Falzone li ha incontrati per noi. Prima di lasciarvi al TG Post, vi ricordo che se volete potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito tg2000.it. Grazie allora per averci seguito e rimanete con noi.